Progetto Real Start prende le mosse da un bando della Presidenza del Consiglio dello scorso anno, proprio di questi giorni era stato promulgato dalla Presidenza del Consiglio appunto un avviso per progetti di contrasto al disagio giovanile nelle aree del cratere. Noi abbiamo optato per un progetto a più ampio respiro che potesse coinvolgere il numero più ampio possibile di comuni e di ragazzi coinvolti. Abbiamo optato appunto per un progetto di natura culturale, un corso di formazione per accompagnatori turistici riconosciuto la Regione Abruzzo, che quindi rilascerà un titolo professionale per i ragazzi coinvolti, con l'obiettivo poi, anche con i fondi del progetto, di creare una cooperativa di comunità che possa dar vita ai luoghi di attrazione culturale del cratere, un modo anche per incentivare e supportare una forma di autoimprenditorialità che sicuramente è mossa anche da uno spirito più profondo di appartenenza al luogo e di cura e amore per i luoghi dove si vive. L'Università di Teramo si occuperà di tutta la formazione che avrà avvio da fine settembre, inizi di ottobre, in un percorso accreditato con la Regione Abruzzo, in cui i vari insegnamenti sono sostanzialmente distinti in due parti. Nella prima studieremo tutti i modelli e le azioni di management in ambito turistico e di marketing territoriale, per poi trasferire tutte le competenze, le metodiche tecniche affinché i destinatari di questo progetto abbiano piena consapevolezza del ruolo che sul territorio andranno a svolgere. Credo che sia una grande opportunità di rinascita del nostro territorio.